calcio, prima categoria. Dianese e golfo, a tu per tu con bomber Simone Burdisso, la mia priorità era restare qua. In campionato ci aspettano tutte battaglie. Riparte dalla splendida scorsa stagione, dalle reti pesante che spesso sono valse i tre punti, da una grinta incredibile per un ragazzo che è ancora nell'età giusta per fare la differenza. Lui è Simone Burdisso, attaccante di spicco dell'ambiziosa Dianese e golfo pronta ad attaccare le zone di vertice del prossimo campionato di prima categoria. Priorità Dianese e golfo e tutte battaglie. Ai nostri microfoni Burdisso è pronto e carico per l'inizio della nuova stagione che scatterà per la rosa giallorosso-blu il 31 luglio, al campo sportivo di San Bartolomeo al Mare. Tra i convocati ci sarà il suo nome, uno di quei big che è pronto a far volare la squadra di mister Enrico Sardo. Simone Burdisso, la stagione è alle porte, è pronto per la nuova stagione? Sì, sono pronto e non vedo l'ora di radunarmi con tutti i miei compagni vecchi e nuovi per iniziare un'altra avventura insieme. Vi sentite i favoriti per la prossima stagione? In questo campionato non ci sono favoriti. Secondo me ogni partita sarà una battaglia e noi sicuramente ci metteremo tutto l'impegno per ottenere risultati. Quanti gol vuole promettersi? Non parlo mai di obiettivi personali. Ci piacerebbe riconfermare e migliorare la stagione scorsa e io cercherò di dare il mio contributo per aiutare la squadra. Come valuta il lavoro della società sul mercato? La Dianese e golfo è una grande società, organizzata e con persone di grande esperienza che sanno fare bene il loro lavoro. I nuovi giocatori arrivati sono tutti ottimi calciatori. Prima di firmare per la Dianese e golfo la sua permanenza ha avuto qualche contatto? Non ho avuto grandi contatti ufficiali, solo qualche chiacchierata. La mia priorità era rimanere a Diano Marina e per questo sono molto felice di far parte di questo gruppo.